Bene, allora, come promesso, vi faccio il tutorial come costruirci una card pop-up col nuovo Silhouette Studio 4.1. Ora io vado nella mia libreria e mi collego al cloud. Bene, vedete, ora mi sono collegata. Vado in download recenti e mi cerco il mio disegno. Ed è questo che mi è stato richiesto da una ragazzina che vuole fare una card pop-up per spedirla alla sua amica. E mi ha chiesto lo rossetto. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo rimpicciolire, no, anzi, prima di tutto scontorniamo l'immagine. Quindi andiamo nell'icona traccia, seleziono area della traccia e seleziono. Vado su soglia, metto una soglia grande. Se vi ricordate, io questo video l'ho già fatto anche se con la versione con le versioni precedenti, ma il procedimento è lo stesso. Fatto questo, faccio traccia e scollega. Lasciamo un attimo a elaborare e vedete mi ha tolto tutto lo sfondo che è rimasto qua. Ora questo lo cancello e faccio cance perché non ci serve. Ora, come ho detto, rimpiccioliamo perché questo è troppo grande, quindi vado nella finestra trasforma, prendo la scala e rimpicciolisco, seleziono il disegno e rimpicciolisco di, metto 80 come valore. Come sapete, è sempre la stessa modalità di quelli precedenti, cioè io metto questo, se chiudo il lucchetto, automaticamente mi setta quello di sotto. Se invece lo lasciassimo aperto, rimarrebbe diciamo una schifezza il disegno, vedete, si allunga, si stringe, ma non si rimpicciolisce, quindi rimane lungo. Mentre se chiudiamo il lucchetto, adesso torniamo indietro, metto 80, faccio inserire. Vedete, mi ha generato automaticamente la figura e me l'ha messa in modo corretto. Ora, prima di fare qualsiasi altro, io stampo questa con i crocini perché poi mi servirà per l'immagine da mettere sopra. Quindi andate su pagina, mettiamo crocini di tipo 1. E andiamo a stampare subito. Ora che abbiamo messo i crocini, facciamo stampa. E me la stampa. Bene, fatto questo, una volta stampato, ritorniamo indietro, togliamo i crocini. Ora dobbiamo fare la traccia di questo orsetto perché ci serve poi per la card pop-up. Quindi, cosa facciamo? Sempre dallo strumento traccia, seleziono area della traccia. Metto sopra al mio orsetto, metto un valore alto, faccio. Allora, noi come abbiamo messo un valore alto e facciamo bordo esterno della traccia. Vedete? E questa è la nostra traccia. Sapete che qualsiasi traccia che non sia chiusa non può essere riempita, noi invece dobbiamo riempirla, quindi dovete stare ben attenti che abbiamo la traccia tutta chiusa. Vado su colore, riempimento e gli metto un colore
grigio chiaro. Ora cosa faccio? Io mi metto l'immagine per traverso perché voglio fare la card per traverso. Quindi vado su trasforma, ruoto e faccio 100. Oh, scusate, faccio 90. Fatto questo, devo decidere se mettere poi l'immagine a destra o a destra o a sinistra. Prima di tutto dobbiamo generare il pop-up, quindi apriamo la finestra del pop-up, facciamo Convert Select, vedete, clicco e mi mette queste righe e questi tratteggi. Allora, le righe rosse sono dove farai il taglio, i tratteggi dove dobbiamo poi piegare. Considerando che io devo farmi ancora il sotto della card, quindi prendo lo strumento rettangolo, mi faccio un rettangolo, adesso vado nella finestra scala, seleziono il rettangolo e me lo faccio di 170 e chiudo il lucchetto e faccio inserire. Io devo fare anche, anzi, lo porto un po' di lunghezza, forse anche 175, facciamo 75. Ok, considerando che dopo dobbiamo mettere un'altra copertina, io come faccio? Faccio duplico questo e lo faccio di 180 e faccio inserire. Vedete, viene più grande perché poi questo verrà messo in questa maniera qua. Quindi ora lo mettiamo da parte. Mettiamo dentro, scusate, l'orsetto che dobbiamo mettere alla metà. Io faccio sempre uso delle mie guide. Mi cerco il centro, metto nel centro il mio rettangolo e, come ho detto, questo va in mezzo perché sarà poi dove verrà piegato. Ci portiamo i nostri puntini a pari al rettangolo. Io ora l'ho messo in questa posizione qui, ma volendo posso ruotarla e metterlo in modo che venga da questa parte. Io ora lo faccio comunque da questa. Ok? Quindi andiamo a tagliare con la silhouette. Questo dunque l'abbiamo già tagliato con i crocini, cioè abbiamo già stampato con i crocini e già tagliato, e andremo a tagliare anche questa. Quindi ci vediamo nell'altra postazione e vi faccio vedere poi come montare il tutto. Bene, ora iniziamo a tagliare. Allora, io ho tagliato la mia sagoma, il mio disegno con i crocini che vi ho detto che avevo già fatto, ma mi raccomando, una volta, prima di tutto dovete fare ta e tagliare l'immagine con i crocini prima di fare qualsiasi altra cosa. Una volta che avete tagliato, iniziate a elaborare tutta la vostra card, ok? Allora, io l'ho già tagliata, ora metto il mio tappetino col mio cartoncino e faccio carica. Mi raccomando, mettetelo bene e faccio invia. Ora mi sta settando la lama e mi taglierà la base della mia card, diciamo.
Ed ecco fatto la nostra, ha tagliato la nostra card, ora scarico, vedete? Ora, prima di farvi vedere l'assemblaggio, tagliamo anche l'altra parte del cartoncino che mi serve. Quindi posiziono questo cartoncino azzurro, l'ho scelto così. Ora non vi posso mettere l'imballaggio originale perché non me lo trovo più, però questi sono tutti i cartoncini che ho acquistato da creativamenteplotter.it. Quindi mettiamo il nostro cartoncino bene. Inserisco nella macchina. Ora metto nel software l'altra parte. Vedete? Tolgo questo e metto Okay. E ora tagliamo. Ok, ha finito. Ora scarichiamo e vediamo che ha tagliato questo, vedete, ed è un filino più grande di quello che abbiamo tagliato il bianco. Ora vi faccio vedere l'assemblaggio. Quindi chiudiamo la nostra silhouette. Scusate, ma io ho poco posto e partiamo con l'assemblaggio della card. Bene, ora pieghiamo la nostra card. Quindi vi ricordate dove ci sono i segni tratteggi vanno piegati. Mi raccomando, e l'altro chiudiamo su. E dobbiamo piegare in questa maniera. Io faccio così, piego la metà dove ho fatto il tratteggio, vi ricordate? Ed è così. Questo lo metto fuori in questo modo, lo porto così, eh. Mi raccomando, state attenti a piegare nel giusto verso. Ci aiutiamo. Vedete, deve venire in questa maniera qua. Mi raccomando, se no l'effetto non è quello che vogliamo. Vedete?
metto tutti i punti, mi raccomando, in questo modo, vedete? Dovete avere così. Una volta che pieghiamo, vedete? Ok. Ora mettiamo la nostra immagine qua sopra. Quindi. Mi raccomando, bene nella sagoma sotto, vedete? Già è diventata tridimensionale. Ora io mi cerco il mezzo di questa carta, perché questo andrà messo in questa posizione. Vediamo, dobbiamo mettere e cercare di centrare, diciamo così. Entriamo nel mezzo. In questa maniera qua, e pieghiamo la nostra card in questo modo. Vedete? E abbiamo ottenuto la nostra card tridimensionale pop-up, vedete? Chiudiamo e apriamo. Non è fenomenale questa funzione? E adesso la ragazzina lo vuole così perché vuole scrivere lei, però qui magari potevamo metterci qualche parola, che ne so, ritagliata e incollata. Vedete? Bene, io spero di essere stata chiara e farvi vedere questa funzione per fare card pop-up. Per qualsiasi info lasciatemi un commento sotto, mettete magari mi piace, anche non mi piace, l'importante è che commentate, mettete pollice e ciao al prossimo video.